È incredibile, dopo non so quanti giorni di pioggia e grigio c'è qualche raggio di sole, non ci posso credere. Ciao, allora, ieri sono andata all'outlet di Calzedonia Intimissimi di Zenis, sto leggendo sulla busta perché non mi ricordavo che marchio avesse di preciso, che qui nella mia zona è a Cadriano, in provincia di Bologna, vicino a Granarolo per intenderci, e quindi ho fatto un po' di shopping, sapevo. Era deciso se andarci o no, sapevo che andandoci avrei comprato qualcosa, quindi mi sono rassegnata e ho comprato quello che mi serviva, barra piaceva. Mi manca una cosa, ho comprato un paio di mutande rosse da usare per Capodanno, che ho donato al mio ragazzo, che sono bellissime, uno slip appunto rosso con un pinguino davanti e dietro c'è la scritta ho ho ho, sono meravigliose, quando le ha viste si è messo a ridere. A crepapelle proprio. Comunque, allora, io ho preso questa busta qui, che è la piena, si vede la roba, e ho speso, ci dovrebbe essere lo scontrino, ho speso in totale 38 euro per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capi. Di 38 euro. Se vi interessa, questo è l'indirizzo. Eccolo. E comincio subito a farvi vedere quello che ho preso, tenendo qui anche i prezzi. Gli slip che ho preso per il mio ragazzo li ho pagati 5 euro. Slip stampa pinguino 5 euro, sì. Allora ho preso. Adesso vedrete le mie due personalità in confronto proprio. Ho preso questa specie di, come si chiama, sottoveste, baby doll, qui la chiamo sottoveste, praticamente fatto così, molto carino, con la parte qui di pizzo ma coperta, non è completamente trasparente, qui invece c'è il pizzo che è un po' trasparentino. Ed è fatto praticamente come i reggiseni che uso io di Zenis, è molto carino, dovrebbe essere infatti di Zenis anche questo, sì, Zenis. È abbastanza lungo, a me arriva a metà coscia per intenderci, io sono 1,67, abbastanza lunghino, e c'è un po' di pizzo anche qua sotto, c'è un po' di pizzo, c'è un pezzo di... La parte in fondo è di pizzo, insomma. Ah, sì. Scusate, mi è arrivato un messaggio. Comunque, questo video sta diventando già una tragedia. Costava 16,99 e l'ho pagato in negozio, costava 16,99 e all'outlet costava 5 euro. Questa è la prima delle mie due personalità. L'altra, che è totalmente l'opposto, è quella che ha comprato questo pigiama. Che è bellissimo, ma il ragazzo quando l'ha visto mi ha preso in giro tantissimo. Pigiama è questo, la maglia è di pile, direi, tutta pelosa, morbidoso. C'è il ramo di, come si chiama? Oddio. Agrifoglio? Possibile? Dovrebbe essere agrifoglio, mi succede. Vabbè, c'è scritto What happens under the mistletoe stays under the mistletoe, cioè quello che succede sotto l'agrifoglio rimane sotto l'agrifoglio perché di solito ci si bacia sotto l'agrifoglio, eccetera. Quindi questa è la maglia del pigiama, e i pantaloni sono questi, che sono tipo leggings, molto morbidi, leggeri rispetto alla maglia, ma non mi interessa perché alla fine quando sono a letto ho più freddo alla parte sopra, io ho sempre più freddo alla parte sopra, soprattutto quando sono a letto perché le gambe sono sempre calde, invece sopra ho sempre più freddo. E i pantaloni appunto sono questi, questo non capisco qual è il davanti e qual è il dietro perché non c'è l'etichetta, ah qua c'è l'etichetta, ok, questo è davanti. E sono appunto bianchi e c'è scritto Kiss me under the mistletoe, ci sono le stelline, i cuoricini, troppo carini, è veramente bellissimo questo pigiama. E costava, prezzo pieno non lo so perché il cartellino è stato tagliato, comunque anche questo è di Zenis e l'ho pagato 12 euro,
Considerate che i pigiami da Tezenis costano dai 20 euro in su, solitamente. Poi ho preso una cosina per mia sorella, quindi sorella, chiudi gli occhi, volevo aggiungere la regalo di Natale, ma facevola vedere in questo video, probabilmente le darò anche prima. Ho visto queste ciabattine con questa frase, ho pensato subito a lei che è una caffeinomane praticamente. E le ho preso queste pantofoline, ciabattine da stare in casa, che sono morbide, sono fatte tipo ballerina. Rosa, pelose, bellissime, e c'è scritto I need my morning coffee, quindi mi serve il mio caffè mattutino. Queste sono sempre di Tezenis, costavano a prezzo pieno 5,99 euro, devo averle pagate 2,50 euro. Sì, scarpetta morning coffee, 2,50 euro. È la prima voce. Quindi queste sono carinissime. Se a me piacesse il caffè, l'avrei presa anche per me, ma io non bevo caffè, quindi. Poi ho preso un completino intimo che mi piace da matti. Volevo allacciarlo per farlo vedere meglio. Dovrebbe essere di Tezenis anche questo, sì. Non sono monotona. Ho preso tutto di Tezenis. Senza volere. Vabbè, si vede che è il mio marchio preferito tra i tre. Il reggiseno è fatto così. È il modello Miami. Sì, Miami Plunge Balcony Bra. Quindi rossetto, reggiseno a balconcino imbottito, e infatti è proprio così, è molto carino, è sembra tipo di vellutino, molto morbido, e ha questa fantasia a fiori, mentre le spalline e qui di fianco è tipo di pizzo, trasparente, con i pois, molto molto carino. Di solito prendo reggiseni con più ganci, questi ne hanno due, perché sono un po' più alti e si piantano meno nella ciccia. Però questo mi piaceva tantissimo, l'ho provato e mi stava anche abbastanza bene, quindi l'ho preso. E questa è una taglia terza B, terza coppa B. Il pigiama non l'ho detto, una M, è una terza coppa B e costava a prezzo pieno, non si sa, vediamo se riesco a togliere l'etichetta, no, si è strappato tutto. Ho provato a togliere l'etichetta, ma non si vede il prezzo sotto. Comunque i reggiseni di Tezenis sono di solito abbastanza economici e l'ho pagato 6 euro. Poi ho preso anche lo slip abbinato e non bastandomene un paio ne ho presi due, perché cioè, così avevo un ricambio praticamente. Lo slip in questione è questo, che mi è piaciuto tanto perché è il modello di slip che uso io, cioè questi qui a vita alta, high waist briefs, quindi mutande, mutanda proprio, non brasiliano, perizoma, eccetera, proprio mutanda a vita alta, infatti vedete, qua. Infatti sono belle alte e sono fatte come reggiseno, cioè hanno questa parte qui con tipo in vellutino con i fiori e il resto è trasparente con i pois. Molto molto carine, anche di questo ho preso una M e queste costavano a prezzo pieno 8,99 euro. All'outlet costavano Slip Alto Gypsy Melody 2,50 euro. Infatti, se vedete, ne ho presi due. Così ho appunto il ricambio. L'ultima cosa, direi, sì. L'ultima cosa che ho preso sono queste calze, che spero mi vadano bene, dovrebbero essere anche una taglia in più in realtà. Comunque, ho preso queste calze che sono di Calzedonia. Fashion tights, ce n'erano tantissime, anche a prezzi più svariati. Io ho visto queste zebrate, mi hanno colpito subito, e adesso magari provo ad aprirle e vedere. Guardando la tabella qui dietro, io peso 70 kg, 1,67. Sono in realtà al confine tra la terza e la quarta. Tra la terza che è la M e la quarta che è la L. Io ho preso la L per stare sicura, perché avevo paura che la M fosse più piccola e che il disegno si sarebbe poi rovinato, se si allargava molto, insomma. E queste le ho pagate, come vedete, 2,50 euro. Non so quanto costassero in origine perché il prezzo non c'è. E comunque adesso le apriamo insieme e vediamo. Non ho mai preso calze di Calzedonia, direi, anche perché fino a poco tempo fa non mi sarebbero andate.
sono calze normali, avevo il dubbio che fossero tipo parigine, come si chiamano, quelle a ginocchio, insomma, però alla fine sono tights e tights dovrebbero essere calze collane, insomma. Direi che dovrebbero andarmi tranquillamente. E anche allargando il disegno non si rovina. Quindi le proverò di sicuro, ho già in mente un abbinamento. Cioè, ho già in mente come indossarle, insomma. E basta, questo è tutto quello che ho preso all'outlet di calze da ventimissimi The Zenis, anche se ho preso praticamente tutto di The Zenis. Spero di aver fatto compagnia come al solito e ci vediamo alla prossima. Ciao!